le direte fiorini in una Roma così calda, che veramente l'hanno anche tu. Ecco pure io, dai, non me lo passi, no, aspetta, aspetta, io sto piano. Ludo, 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 Ludo. Siamo qua a questo, attenzione. E allora io per concludere, veramente Sara, non so cosa dirti. Io voglio solamente dire che c'è molta invidia attorno a Sara Tommaso, questo è il problema. Però quando una persona è intelligente, lei ha fatto una scelta di vita impegnativa, che è quella di passare dalla televisione al cinema porno. Però lo fa con semplicità, non lo fa con malizia. Lei, anche quando è nuda, non è nervosa. Il problema è che oggi, sapete cos'è che mette a fastidio veramente? Questa televisione, Sara, che specula su voi donne, è una cosa indicibile. Allora, anche Nando, che sto conoscendo in questi giorni, sì, anche lui è passato, anch'io, dal cinema, dalla tela al cinema porno, però lo facciamo senza morbosità. Ciò che invece va censurato... E allora chiederei solamente a qualcuno poi di recuperare i panni, i calzini. Yes, via della camicia! Grazie, scusami. Allora io veramente per concludere questa mia perla vorrei gridare qui di fronte a questi cittadini che la donna è stata. Allora nel 2012 sono state uccise 112 donne. Io non ci sto! Perché di fronte alla violenza quotidiana che viene perpetrata sulle donne, 8 milioni di donne che vengono violentate, vessate, umiliate ogni anno in Italia. Questo è gravissimo, senza colpare i minori. I minori, Sara, appelliamoci con te al rispetto dei minori. E allora, ma io qui vedo un cagnolino, ma io mi scuso con te. No, ma no, non ti spaventare, non uso il megafono. Oh mio Dio. Ma scusami, ma come si chiama? Non morto, no. Ma lo sai che adesso comincia l'estate e ci sono i vigliacchi che ti abbandonano? Ma è una cosa vergognosa! Io mi scuso con il fatto! Ma non ti spaventare! Io ti chiedo una cortesia, umilmente, se vedi Emilio Fede a zannalo, dagli un borsetto sul pisello, tanto c'è la piccola e tu una cosina, posso accarezzare. Ti posso abbracciare perché io ho un cuore addolorato. Io ho 13 anni, ma non ti spaventare. Ma comunque, allora veramente, allora qualcuno mi controlli i panni simbolici, dove è andato Stefano? Sono già stati messi all'asta i panni, tranquillo. Come? Già sono all'asta i panni. No, l'importante è che poi mi dico, ma c'è il taxi! Ma c'è il taxi! Un uomo, donna! Taxi, attenzione! E lei, è tutto normale, salve tassista, io ho appoggiato anche spesso e volentieri in manifestazioni al Circo Massimo. Quando ci serve il taxi ci ricordiamo di loro. Quando hanno manifestato al Circo Massimo, hanno giustamente bloccato Roma. E io ho appoggiato questa manifestazione. Ma io dico, ma qui a Trastevere dormite tutti? No, ma dico che vedo tutte le luci spente. Vado a tirare l'acqua! Ma no, ma di acqua, veramente, comunque io veramente concludo dicendoti grazie di esserci e come ho detto prima, mi raccomando, riposati. L'ho fatto prima e lo rifaccio adesso. Io passo umilmente la terra. Oddio! Sì. Allora, attenzione, no! Io ho fatto un intervento al pene, adesso mi fa un po' male. Oddio! Non vorrei cadere! E allora, occhio ai panni, io faccio una corsa liberatoria finale verso Piazza del Lusso, qualcuno mi controlli i panni! Viva le donne! Viva le donne! Abbasso! Lo stai? No. Come dicevano i greci, nostri autori, è facile giudicare Sara, è un po' più difficile giudicare noi stessi. Cominciamo a conoscerci e non giudicare con facilità gli altri. Grazie per avermi ascoltato.